una volta di prima mattina una microscopica formichi. Era inverno, faceva freddo, pioveva e la formichina aveva anche fame. E mentre sognava fumanti tagliatelle, vide la pioggia cadere. La formichina si riparò sotto a una tenda india, salì poi su di un razzo che partì all'istante, ma che precipitò, finì nel carbu. La formichina ebbe una delle sue idee ardute e si salvò aprendo il aiuto, finì in un grosso imbuto, ma per giocare a nascondino quasi affogò in un fiasco di vino. Ne uscì brilla. E questo progetto, Giocando si impara a rispettare il mondo, è arrivato già alla sua seconda edizione. Tutti i comuni della Val Vibrata, tra scuole materne e primarie, Nereto in prima linea in questo senso, e qui con noi c'è il sindaco di Nereto, Stefano Minora. Quanto è importante che i bambini apprendano già in età scolare il rispetto dell'ambiente, e quanto è importante che gli enti contribuiscano a questo? Beh, è importante perché ovviamente prepariamo le nuove generazioni a rispettare l'ambiente attraverso l'utilizzo al meglio dei rifiuti, cioè l'utilizzo al meglio significa che impareranno a fare la differenziata, e questo chiaramente consentirà un miglioramento di tutto l'ambiente. Io volevo sottolineare che forse anche a noi politici occorrerebbe fare qualche lezione per apprendere poi come migliorare la qualità dell'ambiente, anche perché, io l'ho detto anche in altre occasioni, credo che questo, il ciclo dei rifiuti, sia un ciclo che deve essere chiuso. Quindi non ritengo che si possa continuare all'infinito a differenziare e magari continuare a riempire delle buche, dico io, perché occorrerà prima o poi chiudere questo ciclo o attraverso dei termolizzatori o quant'altro, però dovremmo imparare noi a chiudere questi cicli. Del modo trovato appunto per sensibilizzare questi bambini, cioè gli spettacoli teatrali, il divertimento, il clown, cosa ne pensa? È la via giusta, insomma? Io credo che sia la via giusta, anche perché per coinvolgere un ragazzo, cosa c'è di meglio di un clown o qualcuno che illustri in una maniera diversa ovviamente quello che è il riciclare i rifiuti. E poi la chiusura finale di tutti gli spettacoli credo che verrà fatta quest'estate qui da noi con tutte le scuole, e credo che sarà un momento importante per capire se poi questi ragazzi hanno compreso davvero l'importanza di questo tipo di lezioni, lo chiamerei, fatte in maniera ludica, gioiosa, e davvero credo che sia la cosa più importante per loro. Allora, sindaco, su sua proposta penseremo a un'edizione di Giocando si impara a rispettare il mondo per gli amministratori locali. Io propongo questa cosa, forse sarà opportuno farla anche per noi, magari giocando un po' meno, però sarà opportuno farlo anche per noi. Io sono particolarmente contento che questa seconda, chiamiamola edizione, di questa importantissima iniziativa, diciamo sponsorizzata tra virgolette dalla Poliservice, che è la nostra partecipata, quindi il Comune di Nereto ha delle quote all'interno della Poliservice. Proprio qui a Nereto io sono molto contento di questo, perché la tematica dei rifiuti è importante e viverla, iniziare dalle scuole, dalla scuola primaria, Nereto è anche polo scolastico, quindi noi ringraziamo il presidente Gianni Antelli, il vicepresidente della Poliservice, che tra l'altro è anche di Nereto, è un bravo professionista che si occupa anche di tematiche ambientali, ed è il dottor Alberto Fagotti, l'intero CDA, il direttore della Poliservice, quindi il dottor Ceci. E quanto è importante che siano proprio gli enti locali a sensibilizzare i ragazzi su queste tematiche? È importantissimo ad iniziare dai comuni e anche dagli enti pubblici, e la Poliservice appunto è il secondo anno che
proprio qui a Nereto organizza una manifestazione molto molto importante, che è quella appunto della sensibilizzazione a partire dalla scuola, quindi Nereto è anche polo scolastico, quindi a partire dalla scuola dell'infanzia. Io credo che l'operato del presidente, del vicepresidente e del direttore sia un operato che tutti i comuni, tutti i sindaci, quindi tutti gli amministratori debbano tenere conto di questa importante veramente iniziativa.